Perché noi oggi non abbiamo un problema di efficienza legislativa, si fa tutto per decreto legge. Cioè il 70% della legislazione lo si fa per decreto legge. Qual è il piccolo problema del decreto legge? Che è la forma più violenta contro il Parlamento che ci sia, perché il governo adotta un decreto, peraltro lo adotta in genere sempre di più in una cartellina vuota, quindi il Consiglio dei Ministri vota un titolo, dopodiché passano 20 giorni in cui i ministeri e gli uffici ministeriali confezionano questo provvedimento, va in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il Parlamento se lo trova, lo vede, lo guarda due giorni, dopodiché il governo gli dice: sai che c'è? Maxi emendamento e questione di fiducia. Quindi l'efficienza da questo punto di vista non è un problema, perché l'efficienza c'è, il problema è che è un'efficienza che è totalmente al di fuori del controllo, quindi bisogna fare delle procedure parlamentari più efficienti in modo che non ci sia bisogno di ricorrere al decreto legge. Il secondo motivo per cui si elimina il bicameralismo, secondo me si dovrebbe eliminare, è invece di sistema politico, cioè il bicameralismo significa che ci sono due camere che danno la fiducia al governo. Nelle ultime 7 legislature, solo in 2 legislature c'è stata una maggioranza omogenea tra Camera e Senato, nelle altre sono state maggioranze diverse. Quindi il governo sta e sopravvive arrabattandosi, cercando una maggioranza di qua e di là. Ci sarà un motivo per cui in nessun paese al mondo ci siano due Camere che danno la fiducia al governo nei sistemi parlamentari? Perché è un sistema che produce necessariamente instabilità.